amici e amiche di Total Photoshop, ben ritrovati. Quest'oggi con iMovie parliamo dell'effetto Ken Burns. L'ultima volta ci siamo andati vicini proprio perché questo effetto lo ritroviamo premendo nel menu che appare, premendo questo pulsante. L'effetto Ken Burns però apre un nuovo argomento, che è quello delle immagini statiche all'interno del nostro progetto. Un primo esempio di immagine statica può essere quello del prelevare un fotogramma dal nostro materiale girato, o addirittura già dalle clip che abbiamo nel nostro progetto. Noi lo facciamo dal materiale, quindi andiamo a prenderci un'evoluzione, ok? Vediamo qualcosa di un po' troppo spostato sulla sinistra. Ok, prendiamo anche solo questo salto e prendiamo un fermo immagine qui. Quello che dobbiamo fare è semplicemente premere il tasto destro, ok, e vedete che abbiamo l'opzione aggiungi fotogramma immagine fissa al progetto. Premiamo e viene posizionata questa clip di un'immagine statica, appunto, che per default dura 4 secondi. Questo ve lo sottolineo perché vedremo che ovviamente può essere modificata e vedremo anche il perché. Andando sulla clip vedete che appare questo simbolo, che è lo stesso che troviamo qua, e se andiamo a muoverci sulla nostra immagine statica, è statica sì, vediamo che non c'è un movimento del soggetto, ma c'è in questo caso uno zoom out, okay, un allontanamento. Questo è proprio l'effetto Ken Burns, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio, messo su questa immagine statica per default da iMovie. Quindi selezioniamo la clip, andiamo a premere su questo pulsante, o potremmo farlo anche direttamente dalla clip, ok? E vedete che essendo attivo delle tre opzioni che ci sono, è già attivo il Ken Burns. Vediamo come funziona. Vedete che la prima cosa, ci sono due riquadri, il riquadro di inizio e il riquadro di fine. Quello che andiamo a fare è appunto decidere quale movimento, quale tipo di effetto dovrà avere in quei 4 secondi la nostra immagine. Quindi un attimo fa parlavamo di zoom out, questo significa che appunto all'inizio sarà questa la porzione di immagine che vedremo, e alla fine, nel tempo di 4 secondi in questa direzione, vedremo invece, vado a selezionare il riquadro di fine, vedremo tutta l'immagine. Noi possiamo, come prima cosa, con questo pulsante, queste frecce che si inseguono, questo switch, ok, andare ad invertire la cosa, quindi anziché uno zoom out avremo uno zoom in, quindi un avvicinamento dall'inizio alla fine. Ok? Quindi io premo adesso su questo pulsante di riproduci clip per vederne l'anteprima, e vedete che l'effetto è completamente opposto. Avendo poi il soggetto lì più in alto per l'immagine, per il fotogramma che abbiamo scelto, quello che potremmo fare, per esempio, è modificare la schermata di fine riducendo il riquadro, quindi andando a zoomare. Ricordiamo che in questo caso bisogna comunque far sempre attenzione a non esagerare, perché si abbasserebbe la qualità del video. Quindi vado a concentrarmi sul soggetto in questo modo, andiamo a vedere, play, e vedete che la nostra immagine statica è diventato proprio un dettaglio sul soggetto, con un avvicinamento, quindi una zoomata sul soggetto stesso. Ecco, parlavamo di tempo un attimo fa, perché noi potremmo essere soddisfatti di questa soluzione, premere su fine, ma in questo caso mi metto qui nel progetto e vado a mando in play, vedete che l'avvicinamento è diventato piuttosto veloce. Potrebbe andare bene per qualcuno e per altri no, quindi noi potremmo andare a modificare questo tempo di avvicinamento facendo cosa? Allungando la durata della clip totale. Quindi premo sull'ingranaggio che vediamo qui, ok, regolazione clip, e anziché i 4 secondi potrei andare ad impostare per esempio a 6 secondi. Ho anche l'opzione di cliccare, flaggare questa casella applica tutti i fermo immagine, in modo che diventi una caratteristica standard per le immagini statiche nel nostro progetto. Clicchiamo su fine, vediamo che la clip si è già allungata a 4 secondi, lo vediamo da quest'anteprima, e ovviamente l'effetto sarà leggermente diverso perché avrà rallentato appunto
l'effetto di zoom. E la stessa cosa può essere fatta con un'immagine prelevata, cioè importata dall'esterno, cioè un'immagine precedentemente salvata, quindi non già all'interno del materiale girato che abbiamo. Un metodo è quello di andare a prelevarlo direttamente dalle nostre librerie di Aperture o iPhoto che abbiamo collegato. Questa è una cosa che già avevamo visto, cioè la possibilità di importare appunto un'immagine. Io vi faccio vedere qualcos'altro, cioè questa volta abbiamo, mi sono preparato un'immagine sul desktop, la prendo e semplicemente la trascino all'interno del nostro progetto. Vedete che appare questa riga orizzontale verde che determina la posizione in cui verrà messa l'immagine che abbiamo trascinato e il simbolo più di aggiunta al progetto. Vado a rilasciare il mio mouse, rimettiamo a posto la nostra finestra, ok, e in questo momento mi ritrovo appunto un'immagine, vedete i 4 secondi di default e come al solito un effetto Ken Burns messo dal nostro programma iMovie. Come vedete l'immagine in questo caso però è troppo grande, quindi utilizziamo quello che abbiamo imparato la volta scorsa e quest'oggi per sistemare appunto questa immagine. Quindi premo due volte sul pulsante Ken Burns, ok. Fatto questo, cosa faccio? Inizio, vado a ridimensionare l'immagine, vedete che è più grande rispetto al quello che abbiamo, alla dimensione del nostro progetto, quindi vado a posizionarmi all'inizio, ok, vado a prendere questa porzione dell'immagine e quindi lascio stare questa parte in fondo che vedete rimane scura, che meno ci interessa perché il soggetto è qui in alto. Dopodiché, per la fine, anche in questo caso, per esempio, andrò a concentrarmi sul soggetto qui in alto, magari un pochino decentrato in questo modo. Vedete, la freccia indica la direzione appunto del movimento. Andiamo a vedere e anche in questo caso otteniamo il risultato che volevamo. Potremmo per esempio questa volta invertire rispetto a quello che abbiamo fatto prima con lo switch di cui abbiamo già parlato. Andiamo in anteprima e anche questo può essere un po' differente e è carina. Fatto questo, clicco su fine e nel nostro progetto abbiamo un'immagine. Ora, due di fila forse non hanno molto senso, ma capite bene che è solo un esempio. Ed ecco la seconda immagine che abbiamo inserito con lo zoom out che volevamo. Questo è l'effetto Ken Burns e questo era l'appuntamento settimanale del martedì col montaggio video e con iMovie. Io vi aspetto martedì prossimo.